Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un argomento un po' diverso. Sono in compagnia del mio amato peluche. No, oggi non parliamo d'Egitto. Oggi inauguro un'altra serie di video che spero potrà continuare se avrò tempo di continuare a leggere, come spero sarà. Oggi vi vorrei parlare di questo. È un libro che ho appena finito di leggere. Veramente l'ho appena finito di leggere per la seconda volta. Ce l'avevo da diversi anni, non ricordavo di averlo letto quando l'ho ripreso in mano la settimana scorsa. Mi sono accorta di averlo letto solo per i segni nelle pagine, quelli che in genere, le classiche orecchiette che si mettono quando quando si vuol tenere la pagina. Il nome del libro è Ragazze di Riyadh di Raja Sania o qualcosa del genere. Queste ragazze che vedete qua, che è un odontoiatra che vive attualmente negli Stati Uniti, originale dell'Arabia Saudita ma vive negli Stati Uniti. Come dice il titolo stesso, Ragazze di Riyadh, il libro descrive la vita di quattro ragazze dell'alta società di Riyadh, che è la capitale dell'Arabia Saudita, quindi ci dà un ritratto dei segreti e della vita delle donne di questa classe sociale a Riyadh, che nonostante sia la capitale è comunque una città abbastanza chiusa, non la più restrittiva, ma sicuramente una società abbastanza conservatrice. In genere non è un segreto, l'Arabia Saudita è un paese molto 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 chiuso, molto conservatore, sicuramente non un posto dove i diritti delle donne sono una priorità o sono anche solo nell'agenda per diventare una priorità. Le donne sicuramente non hanno vita facile in Arabia Saudita, ma le donne sono donne, i desideri, quello che succede, la vita, le relazioni, tutto diventa più difficile in Arabia Saudita e tante cose ci sono spesso incomprensibili, anche quando le leggi in un libro come questo. Ora, io non voglio dire che questo libro sia un ritratto veritiero al 100% di quella che è la società, l'alta società di Riyadh, non lo posso dire perché non ho mai vissuto lì, però penso che potrebbe esserlo, comunque ti dà un'idea di quanto diversi di quanto diverse siano le nostre società, di quanto tante cose che noi diamo per scontato in realtà in altre parti del mondo non lo siano, di come rapporti umani, matrimonio, i diritti delle donne, la posizione stessa delle donne, l'opinione che la gente ha delle donne possa variare sensibilmente da paese a paese, e quanto comunque le persone, le donne, gli uomini rimangano tali ovunque nel mondo, nel senso che anche se una società è molto conservatrice e tante cose avvengono un po' sottoterra, comunque il mondo è mondo, le persone, gli esseri umani sono sempre esseri umani. Ovviamente, come è altrettanto vero che questo vuole essere un ritratto delle ragazze dell'alta società che vivono a Riyadh, non è un ritratto di tutte le donne dell'Arabia Saudita, laddove, come ho già detto, Riyadh è una città che per quanto conservatrice non è la più conservatrice, non è neanche la più liberale, quindi è un ritratto preso in un determinato periodo, storico, credo che sia intorno al 2004, non vorrei sbagliare, quindi ve lo confermo, sì, intorno al 2004, delle ragazze di Riyadh, delle ragazze dell'alta società di Riyadh. Sicuramente ci sono altri posti come Jeddah che sono molto molto più liberali, quindi un discorso del genere potrebbe non valere con tutte le donne di Jeddah, e al contrario ci sono posti molto più conservatori come ad esempio Al Qasim, dove mio marito ha lavorato per 2 anni tra l'altro, che sono molto molto più conservatori, quindi ancora una volta questa descrizione non sarebbe appropriata, ma comunque ci dà un'idea precisa di come vivono queste donne. Lo trovo un libro
molto bellino, molto ben scritto, è scritto sotto forma di email. Provo a mostrare, non so se si vedono. La prima parte in genere è proprio le informazioni dell'email, il destinatario, chi lo manda, la data e l'oggetto. Poi c'è sempre una citazione che sono dei racconti della vita del profeta, quindi hadith, ossia una preghiera, ossia la citazione di una canzone, o come in questo caso i versi di una poesia famosa. Il poeta citato in questo caso è Nizar Qabbani, un poeta molto famoso arabo. Poi c'è una piccola introduzione della scrittrice, in genere riferita, insomma, alle risposte che riceve a queste email proposte da uomini e donne, le reazioni che i sauditi hanno a queste email, perché ovviamente in una società così conservatrice venire portati, che vengano portati alla luce tutti questi segreti, tutte le cose che succedono un po' underground, non è una bella cosa, soprattutto perché mostra un ritratto delle donne diverso da quello che si vuole spesso dare delle donne in Arabia Saudita e di come vengono trattate. E poi ci sono ovviamente di tutti i difetti e di tutte le ipocrisie talvolta di questa società così conservatrice. E poi c'è il racconto vero e proprio. Nel libro si parla un po' della vita di queste ragazze da tutti i punti di vista, ma soprattutto dei rapporti all'interno delle famiglie e dei rapporti, delle relazioni amorose, diciamo così, di come le ragazze fanno con l'amore, come si approcciano all'amore, alle relazioni, al matrimonio. E via dicendo. Quindi, come ho detto, è un libro che consiglio. E se lo avete già letto, mi piacerebbe sapere conoscere le vostre opinioni. Se lo leggerete dopo aver visto questo video, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Se avete mai vissuto in Arabia Saudita, a Riyadh in particolare, e voleste dare la vostra opinione sulla veridicità di quanto scritto in questo libro, ancora una volta mi piacerebbe discuterne con voi. E se avete qualche altra proposta di libri che vi piacciono, qualcosa da propormi da leggere, io adoro leggere, per cui fate pure. Grazie, a presto!